Benvenuti a Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. La storia che voglio raccontarvi oggi si conclude con un'emozione, l'emozione di assistere alla conferenza che dice al mondo intero che è stata scoperta la particella che tu avevi previsto 50 anni prima. Sto parlando di Peter Higgs e del bosone che porta il suo nome. Peter Higgs nasce il 29 maggio del 1929, era figlio di un sonico della BBC e a causa del lavoro del padre, la famiglia si spostò in varie località dell'Inghilterra, fino a che nei primi anni 40 si stabilirono per alcuni anni a Bristol, dove Peter frequentò la Cotham Grammar School. Uno dei suoi ex alunni più prestigiosi era stato Paul Dirac, che quindi divenne una delle figure di riferimento per il ragazzo. Nel 1946 si spostò a Londra, dove prima si specializzò in matematica, quindi prese la laurea in fisica. Successivamente ottenne il dottorato con una tesi teorica in fisica molecolare. La sua attività si sviluppò tra Edimburgo e i due collegi di Londra. Prima iniziò a Edimburgo, poi si spostò a Londra, quindi ritornò nuovamente a Edimburgo, dove era, diciamo così, distanza quando uscirono i suoi famosi articoli. Ma andiamo con calma. Di fatto Higgs si interessò a un unico argomento: in che modo le particelle guadagnano la loro massa nei primi istanti di vita dell'universo. Infatti, all'interno del modello standard delle particelle elementari, le masse erano giunte, diciamo così, a mano, visto che nell'impianto di base della teoria queste non possedevano massa, né esisteva alcun meccanismo che gliela fornisse. Higgs, facendo diversi calcoli, arrivò alla conclusione che si poteva introdurre all'interno del modello standard un meccanismo molto simile quello della rottura di simmetria utilizzata da Yoichiro Nambu per descrivere i superconduttori. Cerchiamo di capire alcuni dei concetti dietro questo meccanismo, innanzitutto quello di simmetria. In realtà dovremmo avere più o meno tutti un'idea abbastanza precisa di cosa sia la simmetria. Basta per esempio guardarci allo specchio e osservare che le nostre due metà destra e sinistra sono approssimativamente uguali, quindi possiamo intuire che il concetto di rottura di simmetria nasce quando, per esempio, le nostre due metà allo specchio risultano differenti. Per esempio, nel caso in cui un pugile, dopo l'incontro, scopre che è stato magari colpito un po' di più sul suo lato destro. Dal punto di vista tecnico, una simmetria è una trasformazione dello spazio che non modifica la distanza tra i punti del sistema su cui agisce. Una qualunque grandezza che da questa simmetria viene lasciata invariata è detta invariante di quella trasformazione. Possiamo quindi considerarla come una delle caratteristiche più interessanti da studiare, almeno dal punto di vista della fisica. Esiste poi un particolare teorema che è stato molto importante per Peter Higgs per prevedere l'esistenza di un bosone con una sua massa dietro questo meccanismo di rottura della simmetria. Sto parlando del teorema di Goldstone, secondo cui se all'interno di un sistema dovesse esserci qualcosa che viola la simmetria interna del sistema stesso, allora questa violazione o la rottura della simmetria deve essere associata a una particella scalare senza massa. Attenzione però, l'esito di questo teorema, ovvero il fatto che la particella sia senza massa, è vero solo se lo applichiamo, come mostrarono più tardi Klein e Lee, a una teoria che è relativistica. Ma se invece una situazione di questo genere capita in una teoria non relativistica, come è il modello standard delle particelle elementari, allora il bosone associato
potrebbe effettivamente avere una massa, ed è proprio qui che va a infilarsi il lavoro di Peter Higgs. In un articolo uscito nel 1964, Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons, rottura di simmetria e masse dei bosoni di Gauge, Higgs descrive perfettamente in tutte le sue proprietà il bosone massivo che, grazie ai dati raccolti tra il 2010 e il 2012 dai due esperimenti di LHC, ATLAS e CMS, portò alla scoperta del bosone di Higgs. Era il 4 luglio del 2012 quando ci fu la conferenza stampa condotta da Rolf Heuer, direttore all'epoca del CNR, per ATLAS, tra l'altro, la spokesperson, cioè la persona che aveva i rapporti con il pubblico, era Fabiola Gianotti. E ricordo ancora, anche se lo vidi solo tramite un video, l'emozione di Peter Higgs che pianse, letteralmente pianse, nel momento in cui uscirono i risultati dei due esperimenti che mostravano come era stata osservata una particella che aveva le esatte caratteristiche previste nel 1964 da Peter Higgs. Fu un'emozione molto forte quella, anche se mediata tramite uno schermo, anche perché all'incirca una decina di anni prima, nel corso del mio dottorato di ricerca, in cui ebbi modo in realtà di praticamente sapere tutto su LHC, anche perché nella mia università molti dei miei compagni di corso di dottorato lavoravano proprio su ATLAS, l'aria relativamente alla scoperta del bosone di Higgs andava da gli scettici, cioè quelli che pensavano che non si sarebbe veramente trovato niente, perché in realtà non era stata veramente compresa a fondo la teoria di Higgs, e quelli che invece speravano che non si trovasse niente, perché la sua mancata scoperta poteva aprire spazio a della nuova fisica. In realtà lo spazio alla nuova fisica continua ad esserci, non solo perché molte teorie prevedono che questo bosone sia in realtà uno di tanti, ma anche perché in fondo ci sono ancora tante cose che dobbiamo comprendere su il nostro universo, senza dimenticare con i dettagli matematici che un po' fanno storcere il naso, ma su questo non mi dilungo oltre. Effettivamente vi resta ancora un ultimo piccolo dettaglio da raccontare, ma me la sbrigo con poche parole. Co-protagonista di questo ritratto non era solo il buon Peter Higgs, ma anche il bosone di Higgs, un bosone particolare. Ma che cosa sono i bosoni? I bosoni sono molto semplicemente le particelle che trasportano le informazioni relative alle forze che tengono insieme le particelle. Sono, cioè in fisica anche detti, particelle messaggere. Con questo è finalmente tutto. Vi rimando in descrizione per tutti i link di approfondimento e vi do appuntamento alla prossima puntata di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti.